Tra poco dovrò recitare a teatro la poesia di Leopardi e raccontare la sua storia come esempio ed emblema della resilienza, ma io ora non so se potrò essere all'altezza. Ah, caro Gambarelli, forza e coraggio! Leopardi ti vede ed è con te. Come diceva Giacomino, ogni ostacolo deve essere superato per la vittoria finale. Mai arrendersi, altrimenti si cade nella depressione. È vero, infatti il nostro professore italiano Berardinelli ci ha spiegato proprio il concetto di felicità in Leopardi. Giacomino non era veramente pessimista come ci hanno fatto credere in tutti questi secoli. Lui cercava la felicità. Bravo Gambarelli, uno che ricerca la felicità non è veramente pessimista. Al massimo può avere un periodo di discontento, di disillusioni, ma poi la voglia di essere felici ritorna. Grazie Santa Claus, ora andiamo a teatro, accompagnami, faremo più in fretta. Va benissimo, prima fammi finire di mangiare le popcorn. Non riesco a ricordarmi tutte le quattro le fasi e le date del pessimismo leopardiano. La prima è il pessimismo individuale, 1809-1818, in cui diceva che la felicità non era destinata a lui, ma solo agli altri. La seconda fase è il pessimismo storico, 1819-1825, in cui afferma che la felicità era stata vissuta nell'antichità, antica Grecia e antica Roma, in cui l'uomo era meno legato alle oppressioni della società. In questo periodo scrisse bellissime poesie, Infinito, Più sogno, Alla luna, e vengono definiti piccoli idilli, ma le altre due fasi non me le ricordo, aiutami! Stai calma, ora ti dico le altre due fasi. La terza fase è il pessimismo cosmico, 1824-1833. È la fase più brutta di Leopardi, in cui afferma che la felicità non esiste, che è solo effimera ed illusoria. La natura è matrigna, Dio non esiste, esiste solo la natura. Le cose più importanti di questo periodo sono Silvia, Passero solitario, Canto notturno, Il pastore errante, La quiete dopo la tempesta, Sabato del villaggio. Arriviamo poi alla quarta fase, finalmente la rinascita del pessimismo eroico, 1833-1834. C'è una poesia che fa da spartiacque in due periodi in cui afferma che non serve più nessuno, non ne vale la pena. È la poesia intitolata A se stesso, cui afferma che proprio attraverso la sofferenza, la tristezza, si può, dopo averla superata, abbracciare e vivere la felicità. Soffrire è solo fatica. La vittoria finale è nell'eroismo, l'essere riuscito a superare gli ostacoli, le sofferenze, diventando un eroe, un emblema della resilienza. Tra le poesie più significative, La ginestra e il tramonto della luna. Grazie Tinti, sei fantastico! Ciao Prudente, che succede? Ti vedo triste, cos'è accaduto? Mi sento solo, gli altri non mi capiscono, sono come Leopardi che cercava un poco di felicità, ma anche a causa dei tuoi problemi di salute a volte aveva paura di toccare la felicità. Ma tu non sei solo, ci siamo noi, i professori, tutti ti vogliamo bene, i tuoi genitori, i tuoi nonni. Leopardi invece doveva lottare e raggiungere la felicità quasi sempre da solo, e invece tu hai tante persone vicino a te, l'essere uniti. L'essere solidali l'uno con l'altro genera e produce gioia e felicità. Grazie Guadagnino, mi hai dato tanta energia. Ora andiamo a teatro a vedere Gambarelli. Sempre caro mi fu questo Ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte mi guarda e scude. Ma, sedendo e mirando interminati spazi, di là da quella, esso promani silenzi e profondissima quiete, io nel pensar mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante. Io quello infinito silenzio
a questa voce, va comparando e mi sovien l'eterno e la morte stagioni. E la presente è viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarmi è dolce in questo mare. La felicità quindi è anche proiettarsi mentalmente in un'altra dimensione, in un'altra galassia dove poter abbracciare anche tutte quelle persone che non ci sono più, sono volate via. Quindi essere un tutt'uno con i nostri simili, perché ognuno di noi è collegato dall'altro. Dobbiamo quindi amarci e rispettarci e usare maggiormente il buon senso. Ah, mi fai commuovere. È vero quello che dici. E sai quanti angeli in questo momento stanno mettendo le ali? È fantastico. Grazie Santa Claus, sono riuscito a superare gli ostacoli, anche quelli mentali che mi ponevo io stesso. Essere entrato nel mondo di Leopardi in questo modo mi ha fatto crescere e mi ha aperto un varco verso la felicità. Ora potremo passare un bellissimo Natale, sentendo Giacomino anche più vicino a noi. Bravo Gambarelli, stai diventando uomo. Ora il mio compito è terminato. Al prossimo anno, buon Natale a tutti! Che bravi questi alunni, hanno capito veramente il mio pensiero letterario e filosofico della vita. Io sono ancora un esempio per tutti loro. Dopo tutti questi anni, io, Giacomo Leopardi, vi ringrazio. Ora sono felice. Da un'altra galassia e sono qui per ricordarvi chi era Achille e di cosa parlava l'Iliade. Omero scrisse l'Iliade dal nome della città di Troia, Ilio, che si trova in Turchia. Si narrano gli ultimi 52 giorni della guerra di Troia tra Achei e Troiani, una guerra scoppiata, secondo la leggenda, a causa di una bellissima donna, Elena, che fu rapita da Paride, principe di Troia. Elena era sposata con il re greco Menelao, che chiese aiuto al fratello Agamennone di vendicare questa offesa subita e così scoppiò la guerra. Sì, come sono contenta! Quanto mi piace questa storia! Perché il bellissimo Achille, l'eroe dei Greci, era quasi invincibile, se non per il tallone dove era vulnerabile. Che bellissima storia! Andiamo a conoscere alcuni alunni della scuola Agamennone. Ma come mai questa guerra tra Greci e Troiani durò 10 anni? Perché tutto questo sangue? Gli dei decidevano per loro e quando finiranno di essere sazi di questa guerra la fecero terminare con il duello finale tra Ettore e Achille. È vero, gli dei vollero che Agamennone chiedesse la schiava Briseide ad Achille, visto che la sua schiava di noi Criseide dovette ridarla al padre, il sacerdote di Apollo Crise. Ti ricordi Criseide e Briseide? Due ragazze sensibili e buone. Sì, Criseide era la schiava di Agamennone e Briseide di Achille. Poi Achille si arrabbiò con Agamennone, costretto a dargli la schiava, si ritirò dalla battaglia. Sono veramente bravi i miei compagni di classe! Dovete sapere inoltre che Achille era figlio di Peleo e di Teti e che l'Iliade era divisa in 24 libri, scritti in versi, come se fosse una lunghissima poesia. L'Iliade inizia con un'introduzione in versi in cui Omero chiede aiuto alla dea della poesia Calliope, che lo aiutasse a cantare le gesta eroiche di Achille, un uomo con una forza quasi divina. Achille aveva anche un grande amico, Patroclo, che vedendo i Greci nell'ultima fase della guerra in difficoltà contro i Troiani, non avendo più Achille al loro fianco, scese in battaglia. Patroclo indossò l'armatura di Achille e sfidò Ettore. Ettore però lo uccise e allora Achille, per vendicare la morte del suo amico Patroclo, ritornò a combattere e uccise Ettore. Quello legò la sua biga e gli fece fare il giro intorno alle mura, ma ecco che il re Priamo chiede ad Achille di ridargli il cadavere del figlio e lui, impietositosi, glielo rese. Finisce così l'Iliade con i funerali di Ettore, ma la guerra di Troia di lì a breve terminò con un altro protagonista, Ulisse, che è sconfitto il cavallo di Troia per sconfiggere i Troiani, ma questa è un'altra storia. Ciao ragazzi, stiamo entrando in un black hole, in un buco nero attraverso il quale vi porterò indietro nel tempo, e finalmente vedremo Achille, lo sentiremo parlare. Ok, siete pronti? Chiudete gli occhi. Ciao ragazzi, ci rivedremo presto!
cantami, o diva del pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. Molte anzitempo all'orco, generose travolse alme d'eroi, e di cani e d'augelli, orrido pasto lor salme abbandonò. Da quando primamente digiunse, aspra contesa, il re de prodi Atride e il divo Achille. Briseide, hai sentito Briseide? Questi sono i versi che ha scritto per me Omero. Sì, li conosco, ma sai anche perché tra poco ci dovranno separare? Sì, perché Agamennone vuole che tu stia con lui, che sia ai suoi ordini. È inconcepibile. Io non posso perderti. E allora non combatterò più. Ciao Achille, ti porterò sempre nel mio cuore, sei sempre stato buono con me, sarai sempre nei miei pensieri. Ciao Briseide, non dimenticarmi, ogni tanto pensa a me. Addio. Tell you what I feel, a kind of little conversation between you and me. Strange, it's very strange for me tonight to tell you what I feel inside, and I know why. I love my life, lonely and sad, lucky life. I love myself, and I love him and you. Have a good time, that's all I wanna say tonight. I wanna fly to the sky, hear music all my life. My only life. Sad, sometimes I feel so lonely and sad. I get so tiny, I would cry, and I don't know why. Glad, I try to be forever glad. I do my best to take my life with a beautiful smile. And oh, good time, that's all I wanna say tonight. I wanna fly to the sky in the music of my life. My only ciao, buon Natale.